Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E quest'oggi, come avete visto dal titolo, oggi vedremo un mezzo incredibile, un mezzo eccezionale per il quale non ho la minima aspettativa, perché non ho mai visto e provato nulla di simile. Per cui non perdiamo tempo, andiamo diretti alla ciccia e prima di tutto saliamo in sella al K690. Perfetto signori, eccoci anche in sella al cappino che non vedevate da tantissimo tempo e che anch'io effettivamente non utilizzavo da tantissimo tempo, essendoci stato l'inverno. Tra l'altro, come vedete, in questo momento sono in modalità 1 perché ho il K che è veramente dire in riserva è poco. Onestamente devo anche sperare di riuscire ad arrivare al benzinaio, non sto scherzando. Quindi sperando di arrivarci, poi andremo a vedere il mezzo di quest'oggi che è fornito da un fan, raga. Adesso vediamo meglio. Sono sinceramente colpito che ci sono davvero arrivato al benzinaio. Considerate che spegnevo la moto ai semafori per non usare troppa benzina. Facciamo i soliti 20 euro. Tanto oggi la benzina costa 50 euro al litro. Benzina. Non ho mai fatto 20 euro di benzina al KTM. Incredibile. Beh, d'altronde, con quel che costa. Oh, perfetto, signori. Siamo arrivati in zona. Sono giusto un po' in ritardo. Dovevo essere qua alle 2:10, sono le 2:20. Ma questa è tutta un'altra storia. Guardate un po', raga, che mezzaccio vi abbiamo rimediato per questo video. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ciao, boss. Siamo arrivati in zona e come vedete insieme a me c'è il caro Thomas. Ciao, ragazzi. E come vedete ci ha portato un mezzo incredibile. Sono curiosissimo di vedere, di sentire, perché stiamo parlando di una Mustang, che è un'auto tendente all'americano. Cioè, sì, in Italia, esatto, non è che se ne vedano molte di Mustang. No. Parlami di quest'auto. Allora, un 5000 V8 aspirato, ok, da 450 cavalli. 450 cavalli, esatto, bro. Ma ci hai fatto mappe, robe strane? Sì. Solo per uso pista, ovviamente. Solo per uso pista. Mi fai vedere un po' sotto il cofano cosa c'è? Assolutamente. È la prima Mustang che vedo bene di vicino, da vicino, dal vivo. Ecco. God damn. Bene, non capisco niente, io chiudiamolo pure. Dai, vediamolo un po' all'interno. Entriamo subito con il battitacco qua Mustang, giusto per farsi riconoscere, americanata, vera come è. Interno. Allora, rispetto alla vecchia versione dove c'era ancora il contachilometri, quello a lancette, ecco, siamo passati a il digitale. Beh, dal 2019 me l'aspetto anche, sinceramente. Tutto completamente personalizzabile. La macchina è dotata di 4 tipologie di stili di guida. Ok, ovviamente noi oggi utilizzeremo la race. Ok. La race con pochi controlli. Ok. E quei pochi si possono ancora disattivare. Esatto. Molto bene, come piace a noi. Perfetto. E poi c'è una modalità che io non ho mai provato che si chiama drag strip. È una sorta, teoria, di launch control. Esatto, soccombe al fatto che manca il launch control e in teoria dovrebbe dare tutta la potenza. Wow, non l'hai mai provata? Mai. Quindi oggi avremo anche la sua di reazione oltre che alla mia. Veramente, esatto, figa questa cosa. Ok. E poi un'altra ancora che non ho provato che si chiama line lock, dove, okay, non ne capisco l'utilità. Blocchi in automatico le ruote anteriori per far fumare quelle posteriori. Cioè, questo qua è proprio, è proprio l'America. Sì. Cioè, qua proprio vedo la bandiera americana. Sì, sì. Le stelline. Porco duro! Sa proprio di America questa macchina. Era un po' unexpected tutto ciò. È uscita così dal concessionario. Assolutamente. Vi sembrerò stupido, raga, commentare così un'auto di questo tipo che magari tutti voi avrete visto tante volte. Per me è davvero la prima volta che la vedo. Non ho mai visto una Mustang dal vivo, non l'ho mai provata, non ci sono mai salito. È un'auto che soprattutto qua nella mia città non si vede veramente mai. Quindi sono curiosissimo e sinceramente non ho la minima aspettativa da questo mezzo. Quindi saliamoci e vediamo un po' che cosa ci fa fare il nostro Thomas. Questo è automatico, che fa invidia a Vin Diesel, perché ha 10 rapporti. Ma, cioè, ma io continuo a dire che è un'americanata, ma è a livelli imbarazzanti. Quando la usi, il posteriore lo si sente già che che sound particolarissimo che ha. Adesso se vogliamo far vedere la differenza di come questa macchina si trasforma in quasi una daily car. Ok. Se non fosse per il consumo. Adesso possiamo andare a modalità normale. Il sound praticamente si azzera, cioè la possiamo macchina... anche chiudere le valvole. Non ci credo. E siamo a 50 all'ora. Povero gabbiano, e anche se affondo il piede. Madonna, incredibile. Cioè, raga, qua c'è proprio la modalità silenziosa che permette di chiudere lo scarico
e avere la macchina nella modalità più comfort in assoluto. Ma ti faccio una domanda casuale. Come sono messe le tue gomme? Allora, è una domanda dolente. Perché diciamo sono al 50% del tasto. Ok, ok, ok. Oh! È partito bello forte, eh? Oh, eccola! Madonna, qui è partito bene. Questa è partita bene. Pensi che possa partire di più? Oh. Sì, secondo me sì, perché di solito, cioè la prima volta che l'ho fatto, full gas così, l'ho persa totalmente. Vado a vedere da fuori questo spettacolo. Adesso mi giro. Vai, vediamola, ovviamente non dobbiamo distruggere. Madonna che sound! Da dentro ovviamente non è che renda così tanto, però da fuori si fa sentire, considerando che siamo al minimo dei giri. Madonna, che tamarraggine! Mustang, questo è quello che è una vera Mustang. Va bene, proviamola. Freno a mano, drive. Ma la usiamo in sport, che è un po' più allegro il cambio. Va benissimo, nessun tipo di problema. E se vuoi, così cambia da solo. È particolare perché la senti che è imponente. Senti che non è una macchinina piccola. Sì, esatto. Però sei comunque basso. Sì, molto. Ed è una sensazione strana perché sei abituato a sentire una macchina bella possente, bella pesante, essendo alto quando sei su un esatto, SUV, no? Esatto, esatto. Stiamo parlando di quasi 5 metri di lunghezza. Eh sì, appunto. E ghiacciamolo. Madonna, come frena bene. Non so se è un bene o un male questa cosa, ma soprattutto non so se è un bene o un male che sto leggendo livello autonomia carburante 70 km. Ma tu fai così che nessuno ha visto niente. È molto bello il cambio per essere una frizione, come dici tu. È un convertitore di coppia e non doppia frizione. Sì, come i daily. Dipende, so. In città diventa... Sì, in città diventa pesante. Molto pesante. Sì. Veramente bella, sai che, come dicevo in video, non avevo aspettative. Non avevo aspettative perché non l'avevo proprio mai vista, mai provata, mai salito, come ti dicevo. Sì. Mi sta stupendo in positivo, mi sembra anche bella incollata a terra. Sì, nonostante queste sospensioni permettono di avere un'altezza leggermente superiore, quindi appunto di girarti tranquillamente sui dossi, è molto stabile. Sì. Ma questa opzione drag coso che mi hai detto prima? La mettiamo subito. No, vai, la faccio provare a te. È la tua prima volta, figurati, ma no. Figurati, no, ma dai, ti, figurati. Ti dirò che momentaneamente ho più emozioni sul sedile del passeggero che del guidatore. Sì? Perché ormai sono abituato. In teoria se tu fai full gas dovrebbe... Sì. Non so cosa succede. Proviamolo! Sai che secondo me io so come fare, però. Vediamo se riesco a fare di più. Proviamo. Prova, prova. No, taglia potenza. Si è veramente tagliato. Ma lo scarico è originale? Lo scarico è originale tranne per il centrale. Ok. Che è stato eliminato. Ok. E abbiamo quello che loro chiamano H-pipe. Ok. Vediamo quindi due passaggi con questa bestiona dall'esterno questa volta. Ma sapete che questo blu così non mi dispiace per niente su un'auto del genere? Signori, io ovviamente voglio assolutamente sapere che cosa ne pensate di questa Mustang con un commentino qui sotto. E fatemi sapere se ne avete mai provata una, se siete mai saliti su una, se ne avete mai vista una. Ripeto, magari vi sembrerò strano, però qua è una cosa particolare. Vediamo un po' che cos'ha da darci. Madonna! Porco duro, non me l'aspettavo così forte. La senti che arriva, la senti che suona, ma quando ti passa accanto, raga, il volume si alza a dismisura. Wow! Vediamola di nuovo. Bello scoppietto, una bella frenata così. Mi ha colpito in positivo e non mi aspettavo di essere così felice dopo il test. Che auto particolare. Quindi signori, io ringrazio tantissimo Thomas per avermi fatto provare questa bestia. Grazie mille a te dell'invito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi dicevo prima, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mezzaccio con un commentino qui sotto. E fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo video, già che ci siete. Vi ricordo che più del 30% della gente che guarda i miei video non è iscritta al canale. Cosa deve fare? Dovete schiacciare il tasto iscriviti e attivare la campana delle notifiche, ovviamente.
sicuramente. Assolutamente. Ricordatevi di seguirmi sul mio profilo Instagram, @diglianno come al solito, e ricordatevi che ogni martedì e ogni sabato esce un nuovo video sul mio canale YouTube. No ragazzi, ci vediamo in prossimo video e adios. Yeah.